chi pensava che il 2019 di Triumph avesse come unica protagonista la Scrambler 1002 deve ricredersi, perché oggi siamo a Parigi per vedere per la prima volta la nuova arrivata di casa, la Speed Twin. Quando parliamo di Speed Twin, i collezionisti associeranno il nome a questa moto qui, il primo bicilindrico in linea di Triumph, datato 1938. Ha macinato record e ha avuto un successo straordinario negli Stati Uniti. Ma la casa di Hinckley ha deciso di riportare in auge questo nome con la nuova Speed Twin. Una roadster dal piglio moderno, ma dai dettagli comunque Modern Classic, che appunto ne denotano anche l'inserimento nella gamma delle retro di Triumph. Partiamo dal motore 1200cc high power 8 valvole con manovellismo a 270 gradi. Vediamo appunto, non si può non notare il dettaglio che associa tutti i motori da 1200 centimetri cubi della casa di Hinckley. Capace di esprimere 97 cavalli a 6750 giri e 112 Nm a 4250 giri. Passiamo all'anteriore, dove si nota appunto il piglio sportivo della Roadster di Hinckley. Cerchio da 17, gomma 120-60 Pirelli Sportcom, a frenare un doppio disco da 305 mm con pinza Brembo a quattro pistoncini, ancorata ad una sospensione Kib da 41 mm e da 120 mm di sezione. Si nota il dettaglio del faro LED con cornice. Al quadro strumenti penseremo più tardi. Qualcuno intanto ha acceso la bicilindrica, la nuova bicilindrica di Hinckley. Passiamo al posteriore con gomma 160-60, cerchio sempre da 17, da notare che sono in alluminio ma non sono a raggi bensì a razze, per dare ancor più un piglio moderno alla Roadster. Qui troviamo un disco singolo da 220 mm ancorato ad una pinza a doppio pistoncino. La sospensione appunto è composta da un doppio ammortizzatore sempre Kib, sempre capace di 120 mm di escursione. Vediamo il dettaglio del faro LED con appunto appoggiato al parafango, sella piatta, dai tratti comunque custom e tipici delle Modern Classic di Hinckley. Il serbatoio è da 14,5 litri. Vediamo il fregio Triumph in questa versione bicolore rossa e nera. Passiamo al quadro strumenti, che nasconde poi, o meglio rivela, molte delle caratteristiche della Triumph Speed Twin. Infatti la Roadster ha un doppio quadro analogico con schermi digitale, da cui si possono selezionare tre riding mode: Road, Rain e Sport. Si può disinserire il traction control, naturalmente l'ABS è di serie. Come notiamo, qui c'è la possibilità anche di riscaldare le manopole. Il dettaglio della Speed Twin lo troviamo anche sul manubrio, dettaglio che si ritrova anche sul fianchetto. Più di 80 gli accessori dedicati a questa moto, che avrà tre colorazioni disponibili: rosso e nero, grigio e nero, e nel classico nero Triumph. Presto avremo la possibilità di provarla su strada e ve ne parleremo meglio. Per adesso fateci sapere cosa ne pensate tramite i commenti.